Ciao, sono Karim Laribi, sono nato a Milano il 20.04.91 e questa qui è la mia breve storia. Allora, un campione che abbiamo visto anche nella 50 rigori con Ragnar, che poi dovrete andare a vedere assolutamente perché sei entrato nella storia, ma non dico se nel lato negativo o nel lato positivo. Allora, partiamo dal principio. Tu sei nato a Milano, hai detto. Dimmi un po' le tue origini, da dove vieni. Allora, sono nato a Milano, mia mamma è sarda. Mio papà è tunisino, però loro si sono conosciuti a Milano, mio fratello è nato a Milano, quindi noi siamo sempre cresciuti là. Ho iniziato a tirare i primi calci quando ero piccolo allo Sporting San Donato, che adesso non c'è più. Sporting San Donato? Tira qua, 20 anni fa, 25 anni. Avevo 4 anni, 4 anni mia mamma mi iscrisse alla scuola calcio. Ok. Poi sono passato all'Accademia San Donatese e dopo ho iniziato il mio percorso, diciamo, un po' più vero, che sono andato a fare il settore giovanile dell'Inter. Ok, a che età ti ha preso l'Inter? 9-10 anni, ero veramente piccolo. Sì. Ma cosa ti aspettavi? Cioè, nel senso, tu sei andato all'Inter e tu hai vado per gioco, eri soddisfatto, ti ricordi quella soddisfazione? Perché ad esempio io non me la ricordo. No, non mi ricordo quella soddisfazione, mi ricordo che mi dava fastidio non potessi fare la punta, perché c'era comunque gente molto brava. E cosa ti facevano fare? L'esterno. Non ti piaceva? No, non mi piaceva meno, perché io ero sempre abituato nella mia squadretta a star là davanti, a prendere palla. Ah, vabbè, gol. E andare in porta da solo. Il primo gol è risultato alla Ravanelli con la maglia. Davvero? Sì. Te lo ricordi ancora? Sì. Quanti anni avevi? 5 anni, credo. Ma ero piccolino. Dovrei avere anche la videocassetta. E sei juventino? No. Okay. Non tifo niente? Tifo i miei compagni che ho avuto, comunque quelli con cui sono un po' più legati. Fammi qualche nome. Romano Verticone, sono contento per Stefano Turati che ha vinto il campionato del Frosinone. Lo conosci Stefano Turati? Sì, ci ho giocato insieme l'anno scorso. Dove? Alla regia. Ah, la regia, giusto. Beh, insomma, sono molto legato a molte persone con cui ho giocato, quindi tifo per loro. Bel elemento Turati, ha giocato con me all'Inter. Bel pazzo. Se lo merita. Sì, se lo merita lui... Ha fatto un bel percorso. Quindi, fai all'Inter quanti anni? Faccio all'Inter 5 anni. Ok. 5 anni, poi decido, cioè il mio procuratore mi porta in giro a fare dei provini. Niente, dicevo all'Inter che andavo in gita scolastica. Ma davvero? Però andavo tipo via il giovedì, il venerdì e il sabato, e sabato sera tornavo, la domenica c'avevo la partita di campionato. Madonna, non credo abbia mai fatto qualcuno questa roba qua. Sono stato uno dei primi. Ah, ok, adesso si usa adesso? Ma adesso non lo so. Ok. Ho fatto 15 anni fa, quindi... Fai questi 5 anni all'Inter fino alla primavera? Fino agli allievi regionali. Poi l'anno dopo vado al Fulham. Al Fulham, in Inghilterra. Come mai questa scelta e non in Italia, per dire? Perché c'era più margine, comunque era il campionato più ambito di tutti. Avevo fatto diversi provini. Ho fatto Portsmouth, Liverpool, Fulham e Everton. Quello con Liverpool è stato quello che è andato meglio di tutti, ma poi perché ci furono dei problemi sul tesseramento. Ah, devi andare a Liverpool? C'era sta grande chance, sì. Mamma mia, pensa come sarebbe andata se fossi andato a Liverpool. C'era Gerard, Fernando Torres. Dove vai, scappi? Saluto. Cazzo, eccellente. Io non so cosa dire, andate a guardarlo perché è eccellente, davvero, faccio i miei complimenti, davvero. E infatti adesso sto ascoltando la storia un attimo da retro. Non pensavo così tanta storia dietro, con così tanta qualità. Grazie. Complimenti. Ho dimenticato le scarpe di là. Quindi vai al Fulham. Vado al Fulham. Età? 16 anni, dai. Wow. 16 ai 18. Cos'hai firmato? Un triennale? Due anni. Sai che il mio 18esimo ho giocato un Aston Villa Fulham under riserve, sì. Al Villa Park. Ho giocato in uno stadio. Mica da ridere. Emozioni? Tante, bellissimo. Te le ricordi ancora? Sì, quella con la giornata me la ricordo benissimo, perché sono venuti poi miei parenti, mio fratello. Certo. L'ansia come la gestivi? Ma da piccolo, diciamo che quando arrivi fino ai 24-25 anni di ansia, almeno io ne avevo poca. Sì. Ho iniziato ad averla un po' più tardi, quando ero un po' più consapevole di quello che facevo, magari degli errori che potevo commettere in campo, ma prima, quando sei un po' più giovane, l'ansia è meno, dai. Perché sì? Addirittura ripetare. Perché sei più inconsapevole forse, sì, di quello che ti sta succedendo? Inconsapevole, sei molto più reattivo, no? Nel senso, esatto. Quello che ti passa per la testa fai, è come la gioventù. Diciamo. Bello, insomma, poi tu da dire, però magari quando sei più giovane non ci sono i soldi di mezzo. No, non ci sono i soldi, non c'è il pericolo di farsi male, esatto. Comunque tante cose non le consiglio. La gestisci in un modo diverso, condivido questo pensiero. Andiamo, siamo al Fulham, fai un biennale dai 16 ai 18, sì. Ti togli qualche soddisfazione. Con l'inglese te la cavi bene? Sì, no, lo parlo
abbastanza sereno. Sì, 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 sì. Non ci sono problemi. Ci ho messo un po' a imparare perché comunque eravamo in due ragazzi italiani, okay. Che era Luca Moscatiello, poi è arrivato Marcello Trotta il secondo anno e comunque noi facevamo un bel trio. Una comunella e... Vi davano la casa lì? Vivevamo in casa famiglia, no, è stata una tragedia. Sì? Abbastanza. Cibo? Male. No, cibo non andava abbastanza bene. Il problema è come si comportava... Signora, era un po' pesante. Era pesante? Giustamente vivi a casa di sei ospiti di qualcuno, certo. Non che io fossi un casinista un disordinato. Però convitto l'hai mai fatto? Convitto mai. Sì, io ho fatto a Parma. No, ho fatto a Palermo, l'anno dopo. Ti sei trovato meglio in convitto a Palermo o a casa famiglia? No, mi sono trovato meglio in convitto. Sì. Quindi tu dal Fulham passi al Palermo, come mai questa scelta? Avevo voglia comunque di tornare in Italia, c'era questa occasione qua di andare a Palermo, era comunque la squadra che aveva vinto il campionato l'anno prima di Primavera e niente, sono andato. E cosa hai fatto la prima squadra? Primavera, collegato alla prima squadra, allenavo spesso ma... La prima squadra era in? La squadra in Serie A, è arrivata in Coppa UEFA. Ah, è quell'anno lì? Sì, c'era davanti Miccoli, Cavani, Abel Hernandez. Ah, minchia che squadra, ho capito. C'era Liverani. Migliaccio, Balzaretti. Sì, sì, mi ricordo che squadrone quello. Chi è? Non me lo ricordavo chi era a Palermo. Ah, era fortissimo. Forte? No, c'era Simplicio. Simplicio? Bella, bella squadra. Quindi tu poi c'è un viaggio mistico Milano, Fulham, Palermo. Tu ti trovi a Palermo e tra primavera e prima squadra. Che consapevolezza hai lì? Dici ce la faccio lì, devo trovare nuovi stimoli, devo rinnovare le mie capacità, devo farle vedere a Palermo. O le devo far vedere da un'altra parte? Cos'è che pensi? Cioè sei contento a Palermo? Ero felicissimo in realtà di star là perché comunque mi trovo bene con i ragazzi squadra. Abbiamo fatto molto bene sia in campionato che in Coppa al Viareggio. Siamo usciti proprio... non abbiamo vinto niente, però... però comunque una... però siamo andati vicino a tutti e tre i trofei e quindi certo. È stato un viaggio molto bello. Poi come ti dicevo prima, quando sei giovane comunque le cose passano, non te ne accorgi neanche di quello che potevi fare. Io quell'anno là in primavera feci solo 4 gol. E poi da lì dove vai? Dove vai? Foggia. Bello. Foggia di Zeman. Foggia di Zeman? Prima squadra quindi. Prima squadra. Prima vera chance diciamo di sbocciare in prima squadra. Sì. Vai a Foggia in C1. In C1, sì. Zeman com'era? Per me lui è il mio maestro. Cioè davvero? Il tuo maestro perché? L'uomo che mi ha insegnato di più calcisticamente. Davvero? Sì. Per me lui è... Dimmi un aneddoto di Zeman, dai, che ti viene in mente il primo. Per me lui è l'uomo, è l'allenatore più simpatico che abbia avuto, anche se non sembra. Non sembra, figlio. E non vuole farti entrare sta cosa. Al mattino arrivavi nella sua stanzetta, una moca alta così, di caffè. Lui, il secondo, il vice, il magazziniere, tutto lo staff che fumava come... Davvero? Come dei draghi. C'è sta cappa di fumo. Quando entri, ti mettevi sulla bilancia e lui guardandosi solo negli occhi sapeva se avevi combinato la sera prima, se avevi dormito poco, qualsiasi cosa, lui solo guardandoti negli occhi capiva tutto. È una leggenda lui, eh. Ti ha fatto giocare, ti ha dato fiducia? Sì, ne ho giocate quasi tutte. Davvero? Sì, quando mi sono fatto male un collaterale poi il resto ho giocato. E ruolo? Mezzala sinistra. Gol? 4. Ti piaceva il 4 gol diciamo. Sì, 4 gol, sempre 4. Però però ci trovi. Ci hai trovato bene però. Li avevamo fatti tutti Insigne e Sau, abbiamo fatto 20 con la testa. Insigne lì poi è scoppiato che poi la presa in mano. Marco Sau, avevo fatto benissimo. Marco Sau? Sì. Forte. Farias. Ti credo che fuori era forte. No, eravamo forti. Sei rimasto in buoni rapporti con loro? Sì, ogni tanto li senti su Instagram. Sì. Va bene, quindi a Foggia per quest'anno fantastico, 4 gol, non ti ricordi gli assist? No, non mi ricordo gli assist, mi ricordo neanche se fossero 4 gol. Infatti, dopo andiamo a spiegare. Circa 4 gol. Però ti diverti, fai un anno... No, mi ha fatto un anno clamoroso. Con dei compagni clamorosi, ovviamente che ancora oggi conosciamo il nome, ragazzi faccio 3 nomi, Sau, Farias, Insigne. Il nostro tridente. Tridente. Poi cosa succede? Zeman va a Pescara, io speravo mi portasse con lui, ma alla fine non mi chiamò. Pescara in A? Pescara in B. In B? E sono andato a Sassuolo io. In realtà avevo già firmato prima che lui andasse a Pescara. Sassuolo in B? Sassuolo in B, sì. Una città piccola, una piazza molto piccola, con grandi ambizioni. Vabbè, secondo me è una bella piazza, molto simile a Parma, io sono stato a Parma e io sto qui da Dio. Parma c'ha un margine di tifoseria diverso da Sassuolo. Vero, poi Sassuolo. Quando sono arrivato io ci cambiavamo allo stadio Ricci di Sassuolo ed era, mi ricordo quel giorno che sono arrivato alla mia Lancia Y, c'erano dei macchinoni parcheggiati, facciamo, posso parcheggiare qua dentro? E allora che chiesi? Che pezzo sei? Ed erano tutti grandi perché c'era Sassa Bruno, c'era Troiano, Masucci, Magnanelli, Paolo Bianco. Tu eri giovane? Io ero il più piccolo. Piccioni? Per gli lunghi? Sì.
è stato il mio allenatore da Parma. Sì, il secondo di D'Aversa. Sì, sì, bravissimo lui. Ma lui era anche il capitano. Non è vero? Minchia, l'ha ingrassato. Mister Piccione si è ingrassato. Attenzione, guardate che è arrivato intanto. Ciao ragazzi. Oh, che bella coppola. Grazie. Vuoi sentire un po' di storia? Quindi, a Sassuolo con Piccioni, grande Piccioni, tuo mister. Il mister secondo. Bravo, ti giuro, a fare il mister, poi non so come giocatore, non l'ho mai seguito, ma a fare il mister. Un giocatore, bravo. Io era vicino al portiere, che era abbastanza grande, che dirigeva tutto. Sassuolo, come ti trovi? Giochi? Sì. Cioè, ho iniziato a giocare all'inizio dell'anno, subentravo, comunque c'erano le panchine corte. Già, sì, mi ricordo. Età tua? 20 anni. 20 anni in Serie B, subentravi, cioè, eri contento? Sì. Prima partita in Coppa Italia faccio gol col Verona. Sì. Andiamo a supplementare, rigori, sbaglio il rigore. No. Mister? Chi è? Fulvio Pea. 15 ottobre, partita contro l'Albino Leffe. Entro al 45esimo e si stira Tommaso Bianchi. Tommaso Bianchi? Sì. Entro. Rete. Primo contrasto, metto la gamba tesa, poggio la gamba per terra, croc. Che cazzo è successo? Finisco il 90esimo, 92esimo gol del limite dell'area, primo gol in Serie B. Non dimmi che hai fatto gol col crociato rotto. Sì. Ho giocato 45 minuti col crociato rotto. Non è vero? Il crociato, menisco il collaterale. Non è vero? Ma non sentivi dolore? Però non potevo uscire. Ma scusa, ma ero appena entrato, non potevo uscire. Ma quando ti hanno fatto, sai che c'è il test del cassetto? Sì. Quello che fanno così? Io ridevo perché avevo vinto. Avevo fatto gol e c'era la testa in cassetto, guardavo il dottore e era tutti disperati. Eh sì, perché loro se ne accorgono. Loro si sono accorti. Ti balla tutto. Non ci credo. Avevano detto questo è un fenomeno, il predestinato. Io quando l'ho rotto tutte e due le volte, tutte e due volte al destro, io lì ho sofferto, stavo malissimo, ma proprio non riuscivo a tirare su. E dopo è stata dura, perché poi l'anno dopo mi sono rirotto il ginocchio il 17 ottobre. Lo stesso? Due, lo stesso. Grande, mio fratello. Guarda. Destro? Sempre a destra. 16 mesi senza giocare, poi sono tornato tipo verso gennaio-febbraio, ho fatto le ultime partite di campionato, ne avrò fatte 8. Poi Sassuolo abbiamo vinto il campionato contro Livorno. Bello, quindi tu hai vinto il campionato. E dopo Sassuolo cosa succede? Dopo Sassuolo faccio 6 mesi di Serie A. Dove? Sempre col Sassuolo, poi vado a Latina, finisco a Latina, perdiamo la finale playoff 18 giugno contro il Cesena. Disperato? Sei rimasto male? Abbastanza. Hai giocato con un cittadino? No, qui? Non c'era. C'era Ghezzal, c'era Jonathan. Non so se ve lo ricordate, è un brasiliano. Certo. Mamma mia. Il divino. Il divino. No, quello è Johnny. Non è quello. Jonathan, no? Il divino. No, quello era il terzino destro. L'attaccante, quello gigante. Sì, lo so chi è, so chi è. Che gioca, poi è andato in Russia a giocare. Sì, sì, ho presente. Quindi perdi il campionato Latina. No, dopo vado a Bologna. Bello Bologna, dai. Cioè, in Serie B. Sei andato bene lì. Sì, benissimo. Bologna. Bella piazza. Tutti lo dicono, anche i miei ex compagni. Diciamo il campionato e playoff con un culo incredibile, perché gli avversari sia in semifinale che in finale prendono delle traverse. Davvero? Te le ricordi ancora? Sì, quella del Pescara, sì. Credo che l'ha presa Lazzari. Lazzari? Giocato. Ma tipo un metro dalla porta, di testa o dal volo, mi ricordo, sul secondo palo. Un culo incredibile, però mi ha vinto. Poi fai Serie A con Bologna? No, torno a Sassuolo perché a Bologna cambia il direttore. Torno a Sassuolo e c'era Eusebio Di Francesco con noi. Ah, ok. Che comunque lui aveva già vinto la Serie B, quindi l'avevo già avuto. Parto molto bene, poi a gennaio mi rirompo di nuovo il ginocchio. Cioè, terza volta? Sì. Destro? Destro. E la Madonna, cioè mi hai battuto? Superato. Io sto a due. Cioè, se sono rimaniamo 5... a due e rimaniamo a tre. Cioè, tu hai tre fatto? Sì. 5 operazioni in due gambe. Mi si è rotto di nuovo il ginocchio e ci ho messo una vita a tornare. Mentalmente come l'hai presa sta cosa? Malissimo. Il terzo è il peggiore, vero? Qualsiasi ginocchio è peggiore, sì, però mentalmente, perché comunque stavo giocando, stavo, credo, far bene. Ti faccio una domanda un po' privata. Sei mai andato allo psicologo? Sì. Ok, perché ma a me... non c'è da aver paura. No, no, lo so. Bisogna avere qualcuno che ti sostenga in momenti del genere. Al di là del calcio, cioè nella vita quotidiana bisogna avere qualcuno che ti faccia sfogare, faccia lacrimare, no? Esatto, questo lo sei fuori. L'ho sempre detto nei miei video. Riprendi poi il ginocchio, il terzo. Nel frattempo, vabbè, Sassuolo venne in Europa League. Siamo arrivati settimi, bello. O sesti. Hanno fatto benissimo. Bello, mi ricordo come. L'anno dopo, come disse qualcuno, non mi vuole neanche mia mamma a casa, non mi voleva nessuno, sono finito a Cesena con uno scambio, avevo giocato lì per 2 anni. In C? In B. Ok. 2 salvezze epiche, e Cesena fallisce. Io sono di Cesena. Sei di Cesena? Cioè, metà della mia famiglia è di Cesenatico. Di Andrea Vibera. Minchia,
quest'anno a dicembre ho rischiato di tornare a giocare là. Madonna, si sta da Dio, ma... L'anno dopo... Dove cazzo sono finito dopo? Ah, Verona, Serie B. Ma quante squadre hai giocato? Una marea, adesso non manca ancora assai. Quindi hai fatto poi Verona. Verona, vinto campionato di B. Sì. Playoff contro Cittadella. 3-0 dopo un 2-0 ribaltato. Si può dire che hai guadagnato più di premi che di stipendi, Franco. Ho guadagnato abbastanza. Premi a Verona da piccolo. Niente, faccio il gol del 3-0. L'anno dopo cambio allenatore, sono fuori rosa perché non entravo nei chi è? Mantovini? No, c'era Djuric. Fuori rosa? Fuori rosa. Via. E quindi cosa succede? Cosa sono andato a Empoli. In Serie B. Vinci campionato? No, abbiamo fatto male. Poi loro sono arrivati prima. Io a gennaio vado a Bari. Sono andato a Bari a gennaio. In e tutto questo tu eri già fidanzato? Perché ricordiamo che... A Verona ero fidanzato. Sì. Con la tua moglie? No, a Cesena ero già fidanzato. Con tua moglie attuale? Mia moglie attuale. La Santa? No, lei è peggio di me perché mi sono andato a Dario a Bari, quindi ogni settimana lei girava città per teatro, quindi... Due artisti siete trovati? Sì. 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 Facevano Tre Dante e Parì. Apriamo questa parentesi, tua moglie quindi? Cantante. E adesso ha qualche attività insieme a te, mi dice di prima off camera. Sì, adesso abbiamo aperto questo polo, si chiama il Monsterland, fighissimo, andatelo a vedere. Vi lascio qua il link. Dopo vi lasciamo il link, dove per tutti gli appassionati di musica, non solo, di doppiaggio, di recitazione, di dizione e tante altre cose, comunque abbiamo una marea di attività. E oltre ad avere una marea di attività hai fatto anche una bambina. Anche la bambina, sì, bellissima. Anche qui. Come si chiama? Artista... Ginevra. Sei un artista poliedrico. Sì. Infatti si vede. No, potresti fare il regista. Sì, dai, ci penserò. Bello. Te la smetto. Bello. Infatti... Vorrei fare l'allenatore. Vorrei essere l'allenatore? Sì. Hai studiato? Stai studiando? Studio. Sempre. Giusto, bravo. Chiudiamo questa parentesi, torniamo quindi a Empoli-Bari. Empoli-Bari, in C. Perdiamo la finale playoff, anno Covid, contro la Reggiana. 22 luglio, un caldo atroce, non si respirava. L'hai preso il Covid? Là no. Però l'hai preso nella tua vita? Sì, sono stato di merda. Sì? Matritato, pensavo di morire. Davvero? Sì. Porca troia. Sono stato malissimo. E niente, finisce questo anno di merda qua. E vado, torno a Verona, perché il mio cartellino è a Verona, rimango 6 mesi fuori rosa. Poi ero 3 mesi. Ok. L'anno dopo vado a Reggio Emilia, alla Reggiana, in Serie B. Con un certo mio fratello Cambiaghi? Sì, Nicolino, fortissimo. Che ora sta facendo? Sta facendo ora sta, ora no, sta, Empoli. Sta bruciando l'erba adesso. Lo sai che io ci giocavo contro, adesso fortissimo, quando ero piccolo, ero veramente piccolo, dicevo vabbè, no, non ci arriva. Cioè, sono stati periodi dove stava in panchina, poi io ce l'ha fatta e sta mangiando l'erba. Forte. Sempre detto che aveva un motore differente. Vero. Qual è il giocatore che ti ha sorpreso di più in tutti questi anni? Che magari hai visto... Da giovane e l'hai seguito Mario Balotelli? Dov'è che... All'Inter. Io vi vedevo sul profilo, era il mio primo anno di Inter. Mario Boletta... Ma lui si sentiva già, era già un dio. Io lo vedevo, per me era come un dio, non so come spiegarti. Una cosa che mi ho sempre odiato dell'Inter, io non ho mai, 5 anni di stagionino, non ho mai visto giocatori della prima squadra. Lo so, quando sei giovane... C'era Zlatan, c'era Adriano, Zanetti, cioè non ho mai visto nessuno. Ho visto una volta Cambiasso, una festa di Natale e sì, Martins. Si presentava, Materazzi strano che non l'hai visto. Ho visto Zanetti una volta che era sceso di per la prima sera. Quindi, 2021. Vado alla Reggiana. Fai Reggiana. Quindi partiamo a gennaio, abbiamo fatto abbastanza bene, poi abbiamo avuto un tracollo incredibile dove non vincevamo una neanche per miracolo e siamo retrocessi. E poi dopo Reggiana? Reggio Calabria. Tenuto lo stesso colore di mare. Vabbè, anche il nome, no, Reggiano, Reggiana, so. Regina. E anche lì vai lì da Aglietti, mister e giocatore, mi conosco tutti lui molto bene. E le cose non vanno benissimo per vari motivi, a gennaio vado via, okay. La Cittadella, tengo sempre lo stesso colore di maglia. Ci salviamo, è andata abbastanza bene, comunque là si sta benissimo. Si sta bene lì? Nulla, torno alla Regina di nuovo, 30 agosto rescindo. Perché? Tu? Sì, perché mi era appena nata la bimba da 10 giorni, comunque stavo male col ginocchio l'altro. Sì. Mi sono curato questo inverno qua, fine gennaio firmo qua a Vercelli. Salutiamo anche Seba. Grande Seba. Ciao ragazzi. Quindi firmi a gennaio il tuo ultimo contratto, però hai fatto una buona annata. Sì, un buon 3 mesi. Sì, una buona annata nel senso che hai fatto 3 mesi che però... sono avanzi anche grazie al tuo contributo la salvezza con la Pro Vercelli. Gli obiettivi erano altri, però bisogna accumulare quello che si prende. Certo. Dai un voto fino ad oggi alla tua carriera.
e dimmi se avresti, sono molto autocritico, dimmi se avresti potuto fare di più. Avrei potuto fare di più? No, potuto non lo so, perché comunque io penso che al di là di tutta la passione e la determinazione che ci vuole mettere, ci vuole culo. Lo so, sono d'accordo, sono d'accordo. E quando mi è capitata l'occasione giusta per fare balzo, io non ce l'ho avuto, però per il resto sono fortunato, i miei genitori stanno bene, mia figlia sta bene, mia moglie sta bene, quindi... Se vuoi che dà valore alle cose importanti della vita. C'è anche altro fuori dal campo. Bravo, bravissimo, sempre detto. È fondamentale per essere sereni nel campo, esserlo anche fuori. Bisogna essere soprattutto sempre fuori per star bene. È vero. Se no è una tragedia. Adesso vediamo, mettiamo dei puntini. Ci vediamo tra 3-4 anni quando smetto, se smetto. Ah, da qui 3-4 anni ancora fai? Fai altri 5. Vediamo le ginocchia come tempo. Questo è vero. Vediamo le ginocchia, vediamo con il mio sogno fare l'allenatore e poi vedremo. Magari mi prendo da qualche parte, per 4 anni ho 26, dai, 26. Bella lice. Fa di correre però con me. Sei uno che fa correre? Sì, sì, tantissimo. Bisogna far fatica. Mentale. Lo so. Baffo, vieni qua. Non è vero. Attenzione, Baffo. Ti presento il Baffo. Eccolo qua, Baffo. Che lui c'è? È il santo di Vercelli. Il santo di Vercelli. C'è lui. Baffo più bello di Instagram. Piola. Poi ci sei tu, subito dopo. Possiamo andare così. Va bene, sì. Karim Larivi, ragazzi. Soprannominato? Kevin Larivi. Karim The Dream. Karim The Dream. Dai un consiglio ai ragazzi che ci seguono, che guardano questa serie, e un consiglio anche ai tuoi fan, diciamo. Allora. E uno che io, ecco, sono curioso, un consiglio che vuoi dare a tua figlia. Prima o poi lo guarderà questi video. Esatto. Poi lo guarderà. Certo. Ginevra, lo guarderai prima o poi. Prima o poi lo guarderai. Partiamo da lei. No, il consiglio è divertirsi. Quindi quella è la base, rispetto, divertimento, soprattutto a voi che guardate tutte queste bellissime cose, loro sono fighissimi, però ragazzi bisogna far fatica, bisogna correre, divertirsi, sudare, giocare, non c'è solo il tablet, non c'è solo il telefono, bisogna fare anche altro, bisogna pedalare nella vita. Loro sono bravi, si divertono, lo fanno alla natura, lo fanno nei campi, lo fanno da gioco, sono tutti sudati marci, puzzano, però sono fantastici. Però ci mettiamo il cuore, come te alla fine, ci hai messo sempre il cuore. Ci sono anche le ginocchia. Esatto. Si vede che sei proprio una bella persona, mi ha fatto piacere conoscerti. Grazie, grazie a voi. E vi lascio qua in descrizione il link per andare a vedere Forza. Seguiteci. Esatto. Il suo profilo anche Instagram. Anche perché verrete a trovarci poi. Esatto, il suo profilo Instagram. Per questo episodio vi salutiamo. Ciao ragazzi.